Affrontiamo ora il discorso modale in modo molto, molto soft, non approfondito come potrebbe essere in un manuale di approccio jazzistico a questo tipo di discorso. E suonare modale, dice manuale, costruire linee melodiche usando accordi modali. E definiamo intanto questa cosa. Il 99% della musica che noi ascoltiamo probabilmente è costruita in modo tonale. Perché comunque anche se ci sono accordi che sembrano al di fuori della tonalità, di norma è possibile ricondurli in un contesto tonale o di armonia funzionale. Quindi per esempio prima ti ho fatto un giro che era re minore settima, sol settima, do settima, la settima, che comunque è comunque tonale, non è che questo accordo non è modale, è un sesto grado settima, quindi una dominante secondaria. Invece a volte non è possibile ricondurre nessun accordo. Quando ci sono più accordi, non è possibile ricondurre l'insieme di questi accordi a una tonalità in modo tonale. Ti faccio un esempio che è quello relativo a questo manuale, che è Do settima più e Mi bemolle settima più. Dovrei dirti forse Do major 7 e Mi bemolle major 7. Perché andando in un contesto vagamente più jazzistico, Do settima più può essere inteso come C7 più, che in molti intendono come un accordo di dominante, prima, terza, con la settima e la quinta aumentata, quindi Do major 7 e Mi bemolle major 7, che posso vedere così. Ora, andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto per gli altri, cioè di costruire una linea melodica sulla stessa corda. Le regole sono sempre quelle, si parte da una nota. Se la nota è contenuta nell'accordo successivo, si sta fermi, altrimenti ci si muove nella prima disponibile. Quindi tu, come esercizio, lo vedi scritto, alla esercizi unità 17 dovrai scrivere l'accordo di Do major 7, quello di Mi bemolle major 7 e collegarlo nei suoi quattro rivolti, no? È stato fondamentale più tre rivolte. Andiamo invece alla figura successiva, che è la figura 17.01. Scusami, ma questo raffreddore oggi proprio del video non mi dà pace. Andiamo appunto a questa figura, leggiamola insieme. Vedi che c'è Sol a vuoto, che è la quinta di Do. Ma puoi stare fermo su Sol perché è la terza di Mi bemolle major 7. Puoi stare fermo ancora su Sol che torna a essere la quinta di Do major 7. Saliamo a Si bemolle, che è la quinta di Mi bemolle major 7. Saliamo cromaticamente a Si. Te la faccio sentire. Questa è la base 5 all'interno del DVD. Qua sono due misure nella base. Terza, Sol, terza di Mi bemolle major 7. Sol, quinta di Do major 7. Mi devo spostare e vado a Si bemolle. Quinta di Mi bemolle major 7. Cromatico, Si, che è la settima maggiore. Mi devo muovere di un tono e mezzo. Arrivare a Re che è settima. Mi è la terza maggiore. Sol è la terza maggiore. Sto fermo qui perché sono sulla quinta. Mi bemolle. Comincio a tornare indietro. Si bemolle. Senti che bei pattern, come si avvicina tutto. Ancora lì, l'ho risuonato perché c'era abbastanza sustain. Ora, vedi che abbiamo avvicinato moltissimo questi due accordi, no? Se io non ci avessi parlato sopra, questa poteva essere, non so, una linea di archi e avrebbe reso i due accordi molto più simili di quanti in realtà non suonino, no? Cioè, sembra che tutte le voci si muovano. In realtà il Sol resta fermo, no? Sol e Mi diventano Sol e Mi bemolle. Sono molto più simili di quanto sembri se trattati in modo corretto. Ora, vedi che ci sono modi diversi di approcciare questo tipo di accordi in modo modale. Vedi, te lo scrivo chiaramente nel manuale. Do major 7 può essere sia un primo grado di Do che un quarto grado di Sol. In questo caso
avremo o nessuna alterazione o quattro alterazioni o due o un'alterazione, scusami. E invece Mi bemolle major 7 può essere un primo grado di Mi bemolle oppure un quarto grado di Si bemolle. In questo caso cambiano le scale. E allora, mentre fino adesso abbiamo lavorato solo sulle note target, adesso andiamo invece dall'altra parte, cioè muoviamoci proprio sulle scale e sull'avvicinare queste scale, fregandocene, tra virgolette, per un attimo di quali siano le note target. Ecco che la figura 17.02, suoniamo note da un quarto e avviciniamo queste due scale. Scusami, non ti ho detto che in questo caso usiamo la su Do come se fosse un primo di Do. E su Mi bemolle major 7 vedi che c'è Si, Mi come se fosse quindi un quarto di Mi bemolle major 7. Quindi sono i gradi più vicini. Ok? Senti come uniformando sono passato dalla scala di Do maggiore a quella di, potremmo chiamarla Do ionico e Mi bemolle lidio. Ok, che cosa è successo? Che queste due scale hanno avvicinato i nostri accordi. In questo modo si è reso più fluido, però profuma, anzi puzza di esercizio. Invece, quando andiamo nel 17.03, sentirai che abbiamo allontanato i due accordi, cioè, mentre tra queste due scale, la scala ionica di Do, ok, e la scala lidia di Mi bemolle, le note che cambiano sono semplicemente le note che sono quelle che fanno parte delle note target, cioè, mi spiego bene, ma anche se nel manuale è scritto chiaro. Scusa ancora questo raffreddore. Allora, Do, Mi, Sol, Si. E quando vado su Mi bemolle, le note che sono cambiate in chiave, che sono proprio Si e Mi, sono proprio due note che fanno parte dell'accordo, e cioè il Mi bemolle è la nota fondamentale dell'accordo e il Si bemolle è la quinta dell'accordo. Quindi quando io vado a cambiare scala, vado a cambiare anche le note target, è per questo che le due scale avvicinano i due accordi. Se io invece vado a considerare Do in modo lidio, quindi un quarto di Sol, e Mi bemolle major 7, vedi che in chiave alla 17.03, alla terza misura c'è Si, Mi, La, primo di Mi bemolle. Ora, che cosa succede? Che le note che vanno a cambiare, per esempio, c'è la differenza tra il Fa e il Fa diesis, che però non è presente in nessuno degli accordi, quindi non è una nota target. Il La bemolle non è una nota target, non è presente in nessuno dei due accordi. Quello che cambia è questo. Fa diesis. Eccolo qua. Senti sulla base com'è diverso. Ecco che hai sentito che la scala cambia, ma col fatto che le note diverse tra le due scale non fanno parte delle note target, il discorso musicale è un po' più duro. Ovviamente io non sono che dirti è più giusto l'altro modo, modo proprio nel senso di modo, di modo musicale, no? Ionico piuttosto che lidio. Però fai la tua scelta. Io te l'ho suonato in modo lineare, no? Prova a esercitarti anche, non so, facendo i salti di terza. Eccetera. Questo ti aiuterà a fluidificare il modo di collegare i modi tra di loro.
E quindi eccoci qua con gli esercizi del 17.2, che è un punto molto molto importante. Quindi ricordati, mentre fino adesso abbiamo visto la parte delle note target, qui invece, andando in un discorso più modale, devi abituarti a collegare tra loro forme di accordi e for scusami, forme di scale relative ad accordi il modo più fluido possibile. Ovviamente non devi mai dimenticarti delle note target, che sono quelle che abbiamo visto proprio all'inizio di questa unit 17, per far sì che gli accordi si assomiglino sempre di più. Ovviamente questo ti servirà perché le note di avvicinamento diatonico dovranno essere quelle che fanno parte della scala modale di impianto su quell'accordo. Cioè, perché devi legare queste? Perché se devi approcciare a questa, è questa. Se devi arrivare sul Do o sul Sol, se sei su Do, sarà anche su Mi bemolle, sarà questa. Ma se dovrai arrivare a Re, su Mi bemolle avrai questa nota di avvicinamento, su Do avrai questa. Ok? Questo è perché tutto deve essere relativizzato alla parte diatonica che sta su questi modi. Ok? Buon lavoro.